Salve a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale, io sono Davide e quest'oggi vi vado a parlare di alcune cose molto fondamentali, ossia una psicologia, ossia la psicologia del trading, ma diciamo la psicologia in generale della persona vincente che non ha paura di andare a perdere e logicamente di non perdere in questo periodo di crisi per quanto riguarda il mondo delle crypto vault. Dovete ben tenere a mente una cosa molto importante, ossia il fatto che dovete pensare alle vostre idee come idee potenzianti. Cosa significa? Significa che adesso il mercato delle criptovalute sta calando. Bene, tutti quanti iniziano a dire: oh cavolo, sto perdendo soldi, oh cavolo, non so che fare, oh cavolo. Quando comprare? Bene, invece prendetela sotto questo punto, vedetela sotto questo punto di vista, ossia il mercato sta calando, perfetto, facciamo soldi. Perché? Perché ogni volta che c'è un calo, sapete benissimo che c'è anche un pump. Perché? Perché logicamente quando calano troppo i prezzi in automatico fanno gola alla gente che investe e quindi risalgono nel momento in cui la gente che investe va ad acquistare queste criptovalute a livello basso. Bene, un'altra idea potenziante della quale, anzi, dovete liberarvi di un'idea depotenziante della quale molti di voi sono, diciamo, forniti, ma non pensano di non saperlo, è quella che il trading è una cosa troppo difficile. Ora, il trading in generale è una scienza, logicamente matematica, logicamente come tutto. C'è da studiarla, c'è da impararla, c'è da, diciamo, masticarla. Però ci sono tre cose nella vita in generale da tenere ben presente. Prima di tutto, l'obiettivo. Secondo, il metodo per raggiungere l'obiettivo. E terzo, il, momento nel quale l'obiettivo deve essere raggiunto. Cosa significa? Scegliete l'obiettivo, per esempio io quest'anno mi sono dato come obiettivo di raggiungere, di recuperare tutti i soldi che ho perso con BitConnect, quindi circa 1500 dollari. Il metodo per raggiungere l'obiettivo, benissimo, ho investito circa 350 euro e voglio arrivare a fine anno ad aver guadagnato circa 3,5 volte quello che ho investito. Con che metodo? Con il metodo gigante del trading 5% alla volta, ce la sto facendo, sto piano piano ritornando ad avere il quantitativo di monete che avevo praticamente prima, logicamente in Bitcoin. Adesso c'ho Ethereum, però diciamo che tra Ethereum e Bitcoin basta che uno fa lo switch ed è finito. Terzo, quando entro fine anno deve essere perfetto il vostro obiettivo deve essere totalmente registrato, totalmente definito e soprattutto quando pensate a questo obiettivo dovete essere, come si dice, fieri, forti, cioè dovete essere sicuri e soprattutto vogliosi di arrivare al momento del raggiungimento dell'obiettivo. Questa è un'altra idea potenziante. Inoltre, dovete pensare a questo, ma adesso mi serve il grafico per spiegarvelo. Andiamo a vedere su TradingView il grafico di Bitcoin US dollar e vi faccio subito capire una cosa. Guardate qui. Cosa serve questa, diciamo, quest'area? Vi ho detto, è l'area che fa praticamente vedere dal 2017, circa da, diciamo, luglio 2017, il trend rialzista che Bitcoin ha preso. Anzi, guardate, questa cosa mi sono appena accorto che può essere addirittura fatta in questa maniera. Perfetto. Così. E logicamente, beh, questo qui è giusto. Allora, il trend rialzista che Bitcoin sta ricevendo, che poi alla fine non è cambiato nulla, sta ricevendo, vedete? In questo momento Bitcoin è all'interno ancora del trend, quindi non c'è nulla da avere paura. Perché? Perché Bitcoin momentaneamente non sta uscendo dal suo trend positivo di crescita, anzi, è molto molto oltre la media, perché sarebbe, diciamo, pericoloso al momento in cui arrivasse a questo livello, ma momentaneamente è ancora sopra. Ora, un'altra cosa da tenere ben presente è questo.
Negli ultimi giorni abbiamo visto che Bitcoin ha un punto di stallo e ha un punto di stallo perché vi faccio vedere, guardate questa linea, la neckline bene. Allora, se io vi segnassi questa linea, cosa notereste? Allora, notereste che in questo punto l'ha utilizzato come resistenza a questo livello di prezzo, circa 11.700-11.500 dollari, che sarebbe questa fascia. Mentre qui l'ha utilizzato come supporto qui ha lateralizzato. Questo è un punto, guardate, questa è resistenza. Questo è un punto, un prezzo che Bitcoin risente molto, soprattutto il mercato delle criptovalute nel momento in cui vengono, diciamo, acquistate dai non dei grossi investitori, ma da noi retailer. Investitori a basso rischio, cioè investitori che investono pochi money. Ok? Cosa dovete vedere? Dovete vedere come punto d'arrivo. Questo non è un cavolo, non sta arrivando. No, questo sicuramente è un punto sul quale fare affidamento. Dovete pensare nella vostra testa che il trade è già andato a buon fine quando lo fate. Logicamente. Dovete studiare, dovete capire se questo trade è un trade buono, quello che state facendo, perché poi è logico che se fate cavolate non è che basta avere l'idea potenziante e farete soldi, e no, questo no, però è un metodo di, come si dice, approccio al sistema del trading e diciamo della vita in generale, ottimo il fatto di avere all'interno della vostra testa un'idea che vi porta a voler andare oltre il vostro limite perché tanto sapete che in base agli studi che avete fatto, in base alla price action, in base a tante cose, sapete che il vostro obiettivo è raggiungibilissimo grazie logicamente al metodo che avete scelto. Come si fa a scegliere il metodo? Beh, logicamente il metodo è un qualcosa di soggettivo, magari qualcuno può dire ah, io mi metto a lavorare e recupero i soldi che ho perso. Io invece voglio recuperarli in questa maniera, perché? Perché io già lavoro, già ho uno stipendio, già ho delle entrate e voglio in questo momento cercare di aumentare il costo della mia ora. Cosa significa? Nel momento in cui voi entrate nel mercato del lavoro, date agio, adito ai vostri datori di lavoro di decidere per voi quanto vale la vostra ora, perché loro vi diranno: io il contratto è di 40 ore, per esempio, a 1200 euro. 1200 euro, quindi voi state dando adito al vostro datore di lavoro di dirvi che il vostro prezzo per ora è di circa 7-8 euro l'ora. Bene, in questo modo, col trading, col network marketing, poi vi devo raccontare una storia del network marketing, con gli investimenti in immobili, e con gli investimenti nella internet money, la chiamiamo quindi con i video o quant'altro, con i corsi online, con scrivere un libro, insomma, le royalty e quant'altro. Ci sono tanti metodi che vi danno la possibilità di decidere voi quanto vale il vostro tempo. Cosa significa? Esistono due cose nella libertà finanziaria e nell'economia: professione e lavoro. La professione, a discapito di tutto quello che noi crediamo, è ciò che noi facciamo per andarci a guadagnare i nostri soldi scambiandolo per tempo. Il tempo è l'asset più importante al mondo e soprattutto quello che ha un limite vero e proprio reale. È vero, tutti quanti ormai stiamo diventando la nostra vita in generale sta diventando più longeva, arriviamo a 80 anni tranquillamente, però il tempo è sempre limitato nelle nostre 24 ore, non possiamo andare oltre, diciamo, le 12 ore, 18 ore di lavoro, 24 praticamente, se uno lavora tutti i giorni 18 ore di lavoro poi in 24 ore solo 6 ore per riposarsi, e se hai lavorato pesantemente per 18 ore è veramente difficile cercare di reggere. Io faccio praticamente l'addetto vendita in un grande magazzino di abbigliamento, molti di voi probabilmente hanno già visto spesso la scritta che ho sulle maglie, e faccio anche il magazziniere in quel negozio, l'aiuto magazziniere, però insomma lavoro anche in magazzino e quello è molto pesante, quindi arrivare oltre le 10 ore è veramente difficile. Dare la possibilità a una persona
tra parentesi, nella libertà finanziaria, nello studio della libertà finanziaria, andare a lavorare per un'altra persona significa andare a lavorare per i sogni di un'altra persona. Questa è una cosa molto importante per la quale poi ho deciso di iniziare a lavorare sul trading, adesso sul mercato delle criptovalute, poi più in là, quando avrò capitali più importanti, soprattutto lo studio sarà arrivato a un buon livello, andrò a lavorare anche sui mercati finanziari classici. E vi porterò logicamente la mia esperienza su questo canale. Questo poi cosa comporta? Comporta il fatto che voi andrete, grazie alle vostre competenze e capacità, a dare valore al vostro tempo in maniera totalmente indipendente, perché in base al tempo che impiegherete, alle quantità economiche che avrete impiegato, alle vostre capacità, darete possibilità a voi stessi di decidere quanto il vostro tempo va a valere per ogni ora di lavoro. Che anzi, lavoro è, come vi ho detto, quando scambiate il tempo per denaro. Scusa, professione è quando scambiate il tempo per denaro, quindi quando andate a lavorare per fatti vostri. Lavoro invece in libertà finanziaria significa quando voi scambiate il vostro tempo, il vostro sapere per denaro. Che poi con il tempo andrà a crearsi un'automaticità di guadagno. Che significa? Significa per esempio che in questo modo voi farete lavorare il denaro per voi e non più voi lavorerete per il denaro. Bene, quindi questa è la differenza tra professione e lavoro. Nel momento in cui io vado a fare trading sto lavorando, nel momento in cui io vado a lavorare, lo so, si dice così nell'italiano, nella mia azienda starò facendo, svolgendo la mia professione. Quindi un ingegnere sta svolgendo la propria professione, ok? Bene, questo è un altro aspetto delle idee potenzianti che dovete crearvi, ossia crearvi una seconda opportunità, una seconda chance, una seconda possibilità di fare, della vostra, professione anche il vostro lavoro, perché per esempio se voi siete dei professionisti dell'immobiliare, createvi per esempio un corso di lavoro o un corso di, video di, investimento immobiliare. In quel modo starete creando una vostra professione che vi darà degli ingressi automatici indipendentemente dal tempo che voi ci aveste, investirete. Una cosa, vi voglio raccontare una storia di una ragazza nel network marketing dell'azienda di cui non faccio parte io. Io lavoro anche nel network marketing, poi se vorrete ve ne parlerò anche. Una signora si chiama Concita. A questa persona è stato diagnosticato un tumore maligno che poi i medici gli davano soltanto pochi mesi di vita a questa persona. E aveva una bambina piccola a cui da accudire e purtroppo non aveva familiari vicino perché, da come avete capito, il nome Concita non è italiano, è un nome comunque straniero. E questa persona, dopo aver sentito questa notizia, logicamente se fosse stata una persona comune qualunque si sarebbe buttata a terra, avrebbe pianto, non avrebbe trovato una soluzione per cercare di magari ovviare a questo grosso problema. Logicamente non tutti possono riflettere e magari rispondere in una certa maniera. Bene, questa persona cosa ha fatto? È da ammirare. È entrata in un'azienda di network marketing e nel giro di un mese è riuscita a creare un ingresso automatico, una rendita automatica alla propria figlia di 20.000 euro al mese. Capite? Questa perché? Perché lei non si è buttata giù e ha pianto e si è uccisa magari. No, ha cercato di creare. Di prendere energia, forza da questo problema e creare il suo credo potenziante, il suo pensiero potenziante e aggrappandosi a questo pensiero è riuscita a creare praticamente una rendita che tutti noi avremo in un anno dopo aver speso 40 ore minimo settimanali per un mese di fila, per un anno di fila, ragazzi. Quindi capite che avere già solo la mentalità del trader, ossia colui che vuole guadagnare nella maniera giusta, ma ci crede in quello che fa e non perché l'amico gli ha detto investi sul Bitcoin che fate soldi. Sì, sicuramente. No, non è così. Funziona in maniera psicologica, tecnica e soprattutto responsabile.
Bene ragazzi, spero vi sia piaciuto questo genere di video. A me piace molto parlare di questo genere di cose, infatti molti libri che leggo fanno proprio parte di questo mondo. Libertà finanziaria, trading, psicologia è basata sulla libertà finanziaria. Mi piace tantissimo e soprattutto io faccio parte anche di un network di marketing, ma parlo anche, voglio fare alcuni video anche sul network marketing, non della mia azienda, ma in generale. È un mondo bellissimo e dai libri che ho letto bisogna cercare di trovare tre campi tra, come vi ho detto prima, internet money, il investimenti immobiliari, trading, logicamente l'apertura di società, di startup e quindi fare il manager o comunque non mi sta venendo il nome, comunque avete capito bene o male, colui che apre le aziende, non mi sta venendo il nome, e logicamente come avevo detto il trading, quindi come altra possibilità di fare soldi automatici col tempo, automatici logicamente in base alle vostre strategie. Bisogna scegliere tre di questi campi. Io ho scelto il network marketing, il trading, logicamente, e l'investimento dell'internet money, ossia, logicamente, il mio canale YouTube. Ci credo molto e soprattutto sono sicuro di riuscire ad avere i risultati che voglio. Logicamente c'è anche un'altra cosa da dire: quando scegliete la strategia e non riuscite ad arrivare nel determinato periodo in cui voi avete scelto di avere quel risultato, al risultato dovete rivedere la vostra strategia, capire gli errori che avete fatto, cercare di modificare la vostra strategia e con l'esperienza che avete fatto andare a produrre una nuova strategia che funziona meglio e che si basa su tutti i vostri errori e su tutti i vostri pregi della precedente strategia. Bisogna sempre crescere, ragazzi, non bisogna mai fermarsi. Io qui a fianco a me ho praticamente 20 libri da leggere e ne ho letti già una ventina nel giro di meno di un anno. Praticamente ho fatto da settembre, circa da settembre ho incominciato e ho già letto 20 libri. Per quanto mi riguarda, io non ho mai letto in vita mia, tranne quelli di scuola, e sono iper contento. Bene ragazzi, grazie per aver visto questo video, ricordate di mettere mi piace, di commentare qui sotto, di iscrivervi al canale ed andare a visitare la mia pagina Facebook e il mio account Steemit, davide.vasco. Grazie per aver visto il video e al prossimo video. Ciao!